fondi strutturali europei. Documenti approvati il 4 marzo. Delegazione di sindaci di comuni montani. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 4 marzo il Consiglio regionale ha ricordato le figure di due ex consiglieri che hanno caratterizzato la vita politica piemontese. Gipo, Giuseppe Farassino, scomparso l'11 dicembre scorso, attore e cantautore dialettale, consigliere regionale nelle legislature quinta e sesta e assessore nella settima, e Giovanni Picco, scomparso il 3 gennaio, già sindaco di Torino, eletto in Consiglio regionale nella seconda, terza e quarta legislatura. L'Assemblea ha poi approvato la programmazione dei fondi strutturali europei. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 4 marzo, ha approvato con alcuni emendamenti dell'opposizione il documento strategico unitario DSU per la programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il documento recepisce le linee di indirizzo strategico Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Rispetto al dibattito sui fondi europei, due questioni critiche ho rilevato. La prima, che abbiamo meno risorse della volta scorsa, anche sull'Unione Europea, alle regioni del centro-nord Italia ne ha messa a disposizione di più e quindi abbiamo trattato male. In secondo luogo, il documento è troppo generico, mentre dovrebbe concentrarsi molto di più sulla ricerca, l'innovazione, sul come far uscire il Piemonte dalla crisi. Questa delibera dei fondi strutturali europei è molto importante per la Regione Piemonte, che prevede il programma 2014-2020, ha quattro canali di privilegiati che sono l'innovazione, il lavoro, la parità tra uomini e donne e per quanto riguarda sicuramente il discorso del lavoro dei giovani. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione a tutela dei lavoratori dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole e un ordine del giorno contro le discriminazioni e per la piena rappresentanza di genere in occasione della Giornata internazionale della donna. In chiusura di seduta ha approvato una mozione per un impiego diffuso degli strumenti di qualità della normazione e di valutazione delle politiche pubbliche. In una pausa dei lavori del Consiglio regionale, una delegazione di sindaci di comuni montani è stata ricevuta dall'ufficio di presidenza alla presenza di componenti della giunta, capigruppo e consiglieri. Gli amministratori locali hanno manifestato preoccupazione per il rischio di mancata approvazione del disegno di legge 373, legge sulla montagna, rimandato alla seduta della prossima settimana.